Gentili telespettatori, buona giornata. In una lunga intervista a ilgiornale.it Matteo Salvini spiega che cosa farà da adesso in poi. Una riforma della giustizia è uno dei suoi pallini quando il centrodestra sarà eletto dagli italiani. Punta a scardinare il sistema descritto da Palamara e la prima domanda che gli viene fatta è se è soddisfatto di come è andata a Catania, lui risponde attendo con fiducia la decisione del giudice il 14 di maggio, ma sono soddisfatto che il pubblico ministero invece di chiedere il processo contro di me, lette le carte abbia ribadito che non ho commesso alcun reato. Difendere i confini dell'Italia non è un diritto, è un dovere di un ministro. Sabato prossimo stavolta in udienza a Palermo per il caso Open Arms, vedremo se il giudizio sarà lo stesso, lì sembrerebbe che i giudici stiano chiedendo invece il processo per Salvini. E su come vede Salvini appunto la giustizia italiana, quello che nel libro Il Sistema, scritto da Palamara e Sallusti, è ben spiegato. Salvini dice, quando ci sarà un governo di centrodestra, scelto dalla maggioranza degli italiani, metteremo mano alla giustizia. La stragrande maggioranza dei magistrati è composta da donne. E uomini di valore e liberi, ma non ne possono più di correnti, favori e raccomandazioni. Senza una profonda riforma della giustizia, l'Italia, che ha più di 5 milioni di processi arretrati, non sarà mai un paese davvero libero e moderno. Però, naturalmente, i suoi colleghi di governo attuali hanno cercato di farlo fuori politicamente, usando la giustizia facendola indagare per tre anni a spese dei contribuenti. E lui risponde, beh, sì, è assurdo, la scelta di difendere i confini dell'Italia era un punto cardine del contratto di governo. Evidentemente i grillini hanno la memoria corta, che la sinistra perda le elezioni e, e provi a ribaltare la realtà in tribunale è storia antica e purtroppo vera. Guardate cosa hanno fatto contro Berlusconi in tutti questi anni, un accanimento impressionante. Comunque ognuno risponde della propria coscienza agli elettori. Io non ho nulla da rimproverarmi, anzi sono orgoglioso di aver servito il mio paese. Ma Salvini è perseguitato da questa magistratura? Lui cosa ne pensa? Lui dice di no, assolutamente, non si sente perseguitato dalla magistratura, anche se le parole di Palamara e di altri magistrati politicizzati... Mi hanno colpito. Dice: È gravissimo pensare che alcuni magistrati decidano di perseguire il ministro dell'interno perché lo vedono come un nemico politico. Ed è gravissimo sapere che importanti incarichi in importanti tribunali siano assegnati non per merito o competenza, ma per la scelta politica e convenienza. In altri. Paesi più civili del nostro, la lettura del libro dell'ottimo Sallusti avrebbe provocato un terremoto, inchieste e perquisizioni. Qui invece no. E poi si parla del COPASIR. Come andrà a finire? E Salvini risponde che lo ripete da giorni: se neanche i presidenti delle Camere hanno trovato una soluzione, che si dimettano tutti e si riparta da zero. Tra Covid e crisi economica con Cina e Turchia che fanno quello che fanno, non si può perdere tempo a litigare su posti o incarichi. E sulla pandemia che cosa c'è di sbagliato visto che muoiono ancora 500 persone al giorno? Risponde il capo della Lega che le chiusure da sole non bastano, ormai è evidente. Alcune regioni di centrodestra stanno infatti da tempo rafforzando le cure domiciliari come suggerito nel 2020 dalla Lega. Anche a Conte e Speranza, senza successo. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per i vaccini, cominciando a produrli anche in Italia, dice, e prepararci ad usare anche altri farmaci se funzionano, come lo Sputnik. Paghiamo errori e ritardi dell'Europa. Sottovalutazione di ministri e tecnici, il fallimento di Arcuri. Beh, l'85% degli italiani, secondo gli ultimi sondaggi, vuole tornare alla libertà. Vuole le aperture. Succederà questo in termini brevi, in tempi brevi? E Salvini risponde dicendo: Me lo auguro, ci sono in gioco non solo il lavoro, ma anche la salute fisica e mentale di milioni di italiani. Ovviamente parlo di riaperture nelle città in cui la situazione sanitaria sia sotto controllo e in miglioramento da giorni. Ne ho parlato personalmente col Presidente del Consiglio la settimana scorsa. E Draghi condivide la necessità di tornare il prima possibile ad una vita, ad una scuola, ad un lavoro. Normale. Beh, ci sono anche i furbetti del vaccino, viene in mente il caso Scanzi. Come arginare questo problema? viene chiesto dal giornalista al capo della Lega, che risponde credo nella scienza e i miei figli da piccoli sono stati vaccinati, ma sono contrario ad obblighi, imposizioni e liste di proscrizione. Sempre meglio educare e spiegare che imporre. E su Speranza cosa ci racconta Salvini? Compreso tutto quello che sta succedendo intorno a Speranza, le inchieste sulle OMS, guerra. E lui dice, beh, io non voglio fare polemiche personali, anche se il libro scritto e poi ritirato per la vergogna da Speranza in piena pandemia non merita commenti. Certamente non possiamo più gestire la sanità con approccio ideologico. Una zona rossa è rossa, se una zona invece è gialla non si può essere comunque in rosso. Pare chiaro che ci siano stati gravissimi errori da parte del precedente, del precedente governo e le notizie di inchieste a carico di Arcuri ne hanno ulteriore conferma, ma preferisco guardare al futuro. Abbiamo un paese da risolvere tutto, tutti insieme. Arcuri è indagato per peculato. E Salvini dice sono contento che grazie al nuovo governo ora al comando ci sia il generale figliuolo. Le mascherine sono state un flop, uno dei troppi flop di Arcuri che comunque non penso abbia agito e sbagliato da solo. Attendo con curiosità altri sviluppi delle inchieste, attendo di capire se saranno coinvolti altri nomi importanti, molto importanti. Sta aspettando di vedere se indagano anche Speranza. E poi racconta a Salvini che Figliuolo sta lavorando bene, ma paghiamo i ritardi dell'Unione Europea e i troppi errori delle case farmaceutiche. Sono contento che il governo voglia cercare direttamente tutti i vaccini disponibili, facendo da sé, e che grazie al ministro della Lega, Giorgetti, ci sia l'intenzione di produrre farmaci anti-Covid direttamente in Italia. Ma la Murgia si spaventa delle divise. E dice: Io sono rassicurato dalle divise, io non, e non solo perché ho avuto l'onore di essere il ministro dell'Interno, chi le infanga dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa, in particolare ai tanti eroi che hanno perso eh, la vita. E poi c'è la nomina di Fedriga come capo della Conferenza delle Regioni, è il secondo leghista in 40 anni che ha questo ruolo. E Salvini risponde che il centrodestra governa 14 regioni su 20, quindi parliamo di una scelta corretta e che rispetta la volontà dei cittadini. Fedriga conferma concretezza e senso di responsabilità. Non si trova in mezzo... Non si, eh, vediamo, vediamo di dividerlo in due video, andiamo avanti Andiamo avanti con la, poi, la seconda parte di questa intervista nel prossimo video. Grazie a tutti.